Il 6 novembre dello scorso anno lei è stato vittima di una pesante intimidazione, è stato praticamente sequestrato e picchiato a sangue. Che cosa è successo quel giorno? Lei era in Corso Italia. Sì, mi trovavo in Corso Italia. Stavo scendendo per andare a casa che abitavo lì vicino, quando vengo chiamato da una persona da me conoscente. Io ho attraversato la strada perché si trovava sul lato sinistro del Corso Italia. Quando sono arrivato a pochi passi da lui, mi ha detto se andava tutto bene, io ho detto di sì, e mi ha detto se ci spostavamo un paio di metri più là, che mi doveva domandare una cosa. Ci siamo spostati alcuni metri, si è messo bene alle spalle al muro. Come si è messo bene alle spalle lui, mi ha detto se avevo bisogno di qualche 100 euro, se non potevo andarci. Io gli ho detto che dei suoi 100 euro ne avevo bisogno, perché stavo bene e stavo facendo vedere la mia disponibilità economica, quando all'improvviso mi ha aggredito lui davanti e i due da dietro, colpendomi proprio da vigliacchi. Sono stati proprio, perché da solo non sarebbe mai venuto. Ma comunque, sono arrivato a terra, si sono divertiti a dare pugni, pedate, tutto ciò senza dirmi nel minimo dettaglio per quale motivo era successo. Poi mi hanno caricato di forza in macchina, e in macchina sempre parlando cos'è successo, più volte mi dicevano che lo dovevo dire io cos'era successo. Mi hanno portato in un casolare, in campagna, hanno chiamato un'altra persona, che è venuta anche lui, contattato telefonicamente per strada, e quando è arrivato ha dato l'ordine di scavare una fossa, che poi dice che lui l'ha detto in maniera scherzosa. Non so fino a che punto la maniera poteva essere scherzosa, quando uno ha due costole rotte, un polmone perforato e pieno di sangue, con una scarpa. Comunque, tutto ciò il figlio di questa persona lo ferma, senza, dice basta che già l'abbiamo rotto, l'abbiamo spaccato tutto, e si mettono a parlare un po'. Dopo un po' dice te ne puoi andare, come se non fosse successo niente. Grazie a Dio la cosa è stata ripresa da tante persone, da tante telecamere. Io all'ospedale sono andato in secondo tempo, non sono andato subito, ma quando sono arrivato all'ospedale mi è arrivata polizia, carabinieri, di più e di meno. Poi quando l'indomani, subito come sono entrato, mi hanno portato in sala operatoria, mi hanno entrato un tubo di 30 centimetri, proprio, si può dire, a carne viva. In più, politrauma in tutto il corpo, ero proprio massacrato. E non mi facevo ragione di questa pestaggio, no, perché pestaggio è poco, proprio tutto questo che era successo non mi davo convinto, ma perché? E poi ho saputo di questa cosa. Cioè lei ha saputo che praticamente il tutto sarebbe stato, cioè tutto è scaturito dopo che, secondo chi l'ha picchiata selvaggiamente, lei avrebbe tentato di rubare all'interno di una stazione di servizio. Sì. Ma io non me l'avrei mai sognato di andare a rubare propriamente in questa stazione di servizio, non me l'avrei neanche sognato. Come mai queste persone sono venute da me, io ancora oggi non me ne faccio una ragione. Come queste persone sono venute proprio di petto a venire da me. Che grazie a Dio da poco la procura si è espressa nei confronti anche del video che hanno acquisito, e hanno detto che questo furto, anche se ho svariati precedenti penali, questo furto io non ho mai commesso. Per me questa è la vera vittoria del processo. Anche con il mio avvocato abbiamo avuto una vittoria, l'avvocato Giuseppe Lipera, che ringrazio di cuore, che ha preso questo impegno proprio a due giorni da un'udienza, perché prima ero difeso da altri due avvocati che purtroppo ho dovuto cambiare appena me ne sono accorto di alcune cose che non andavano. Dico, senta, ma nel frattempo c'è stata la sentenza in primo grado, queste persone sono state condannate, e di recente lei ha subito una serie di avvisaglie un po' anomale. Hanno appeso una borsa con dei conigli sventrati. Cioè, lei dovrebbe avere un risarcimento di 100.000 euro? Sì. Che ancora non ha avuto? No, ancora no. Sta aspettando questo risarcimento. Stiamo aspettando. Nel frattempo lei si sente, il caso di dirlo, si sente un po' in pericolo anche dopo quello che è successo l'altro giorno? Qualcuno ha piccato il fuoco al portone di casa sua. Guardi, io
ho accettato di parlare con lei per fare anche questo appello. Se c'è qualcuno che ha qualcosa da dire o da fare, che la faccia direttamente sulla mia persona, non alla mia famiglia. Se è qualcuno ha qualcosa da dire, da fare, la faccia sulla mia persona. Io faccio questo appello a queste persone che si stanno divertendo, non lo so chi sono, se hanno qualcosa, così vengono e lasciano le cose. Ma chi stai? Non è che sono persone, cioè dire, questo non è l'ambiente, l'ambiente è tutta un'altra cosa. Chi stai? Io non li so neanche come il nome da assegnarci. Se hanno qualcosa, che vengono direttamente da me in persona, ma non tocchino la mia famiglia. Quindi lei praticamente si sente, come dire, da un lato preoccupato per la sua famiglia, però da un altro lato determinato ad affrontare queste persone. Sì, sì, io non ne ho problemi, dico che solamente, e ripeto, che sto facendo questo video con questo appello, soprattutto se hanno qualcosa contro di me, che vengono direttamente alla mia persona, non alla mia famiglia. Questo mi interessa, perché ora diciamo che siamo con questo, siamo arrivati proprio al limite. Ora siamo al limite di tutto, proprio. Questa è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Io non so, non posso, non faccio accuse, ma speriamo che si possa. Le possono fare chiarezza. Anche possono fare chiarezza, soprattutto per vedere questo atto, chi è stato quest'altra persona che ha fatto questo gesto così. Come posso dire, per lui si sentirà un eroe, ma secondo me è piccolino, piccolino così. Perché siamo tutti bravi ad accendere una porta. Deve venire personalmente da me se ha qualcosa, che lo aspetto.